Sono passati già 10 anni dal primo centro SPRAR aperto a Scordia. In questi anni si sono succeduti diversi acronimi, dallo SPRAR siamo passati al SIPROIM e infine al SAI. Sono cambiati diversi governi, ma il nostro impegno è stato sempre costante sul territorio. Penso che si sia visto, abbiamo fatto diversi eventi, abbiamo lavorato con costanza di edizione, con centinaia di ragazzi, decine di famiglie, e siamo riusciti a integrare sul territorio tantissime persone, siamo riusciti a fare centinaia di tirocini, diversi contratti di lavoro e siamo soddisfatti per questi 10 anni e speriamo di farne altrettanti ulteriori positivi. Proprio oggi festeggiamo questi 10 anni di accoglienza della rete SAI, ma la cooperativa ha già 12 anni che fa servizi di accoglienza all'interno del comune di Scordia. Siamo partiti con l'emergenza Nord Africa, poi dopo abbiamo spostato tutte le nostre energie nei progetti SAI. Abbiamo visitato poco fa la mostra, proprio ci siamo ricordati di quanti eventi, di quanti progetti abbiamo fatto, tutti i progetti che sono stati riconosciuti a livello nazionale e sono stati poi copiati come modello di accoglienza. Queste sono le occasioni in cui si fa il punto della situazione, perché da un lato c'è l'accoglienza e dall'altro c'è anche il discorso europeo di come gestire queste che noi adesso chiamiamo risorse, ma che in un certo momento poi diventano un problema. Allora, qual è la via di mezzo? Ma il tema migratorio è certamente un tema molto complesso, all'interno del quale bisogna trovare la giusta sintesi fra le esigenze solidaristiche che ovviamente dobbiamo manifestare, non potrebbe essere diversamente per la nostra nazione che è stata terra di emigrazione, quindi abbiamo giustamente esternato il grido di dolore dei nostri connazionali, dei nostri corregionali quando si trovavano a vivere esperienze lavorative in Germania, in Australia, in Sud America, laddove non si avviava un processo di reale integrazione. Quindi siamo e saremo sempre certamente solidali, ma al tempo stesso dobbiamo trovare la giusta sintesi con le esigenze di affrontare un tema quale quello migratorio con la dovuta solidarietà di tutte le 27 nazioni europee, laddove troppo spesso si è infranto uno dei principi cardine dell'Unione Europea, che è quello del principio solidaristico, laddove sono state disattese anche le regole stabilite dall'accordo di Dublino, laddove l'Italia per troppi anni ha affrontato il tema migratorio in maniera assolutamente solitaria, senza l'adeguata solidarietà da parte di altri stati membri. Ecco perché credo che il governo Meloni stia cercando di trovare questa sintesi, non è certamente semplice, stiamo affrontando flussi migratori in crescita rispetto agli anni passati, frutto di tematiche geopolitiche, laddove credo che una inversione di rotta però si sta registrando, laddove Giorgio Meloni sta immaginando un percorso che porterà ad accordi bilaterali con molte nazioni nordafricane, perché è giusto che ci sia una fattiva collaborazione soprattutto degli stati dai quali partono i flussi migratori, dando per esempio, cosa che si è fatta anche all'interno del decreto Cutro, una premialità all'interno del decreto flussi per quelle nazioni che collaborano lungo questo percorso, immaginando quote riservate sul decreto flussi a queste nazioni, cosa che è accaduta ieri con 40.000 nuovi posti di lavoro, fra virgolette, nel settore soprattutto agricolo e turistico, laddove noi in Italia abbiamo oggettive difficoltà in tal senso, riservandole anche a queste nazioni che mostrano una collaborazione fattiva per contenere i flussi migratori in entrata in Italia. Lei conosce bene la Meloni, riuscirà a convincere la Polonia e l'Ungheria in questo percorso? Non è certamente semplice, però mi auguro che questo possa accadere. In ogni caso, nel Consiglio europeo di febbraio del 2023 si è sancito un'inversione di rotta con il problema migratorio che deve essere affrontato in maniera sinergica da tutte e 27 le nazioni europee. Ovviamente poi bisogna passare dall'enunciazione di principi ai fatti. Mi auguro che le capacità diplomatiche di Giorgia Meloni potranno anche incidere rispetto a chi tutela gli interessi della propria nazione, quindi non possono essere ovviamente criticati per questo, ma bisogna trovare una sintesi. Molto vicino a Scordia, lo ha dimostrato anche il suo flusso di voti alle regionali, no?
quindi pensiamo che chi meglio di lui conosce un po' la problematica dell'accoglienza, anche perché a Scordia diciamo che si lavora abbastanza bene. Sì, vicino a Scordia, così come a tutti gli altri comuni del Calatino, che ovviamente è il mio territorio nel quale diciamo, le ricadute e le emettività politica si sentono maggiormente. Sull'accoglienza, Scordia è tradizionalmente capitale dell'accoglienza, abbiamo realtà importanti che si occupano appunto di accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di adulti stranieri. Qui oggi si festeggia la giornata mondiale del rifugiato, ma è anche un'occasione per fare il punto e per fare appunto una riflessione articolata e approfondita di quelle che appunto che sono le problematiche dell'accoglienza, anche alla luce di una nuova normativa che diciamo, penalizza o comunque può rappresentare anche un passo indietro rispetto appunto all'accoglienza così come è stata concepita e organizzata in questi anni. Ecco, Maria Sueli si occupa all'interno del Partito Democratico Provinciale di problematiche che riguardano appunto l'immigrazione, l'accoglienza. Ecco, c'è molto da fare, da lavorare. Qui abbiamo raggiunto i 10 anni, insomma, e siamo già una realtà. Sicuramente è un ottimo traguardo. Diciamo, non dimentichiamo che Scordia è stata una comunità accogliente in tempi non sospetti comunque, e io sono un ottimo esempio, devo dire la verità, perché appunto essendo figlia di immigrato che è stato accolto nella comunità di Scordia, sono ben consapevole della capacità della comunità di Scordia di accogliere prima in modo informale, ecco, perché non c'erano diciamo delle reti organizzate come poi sono diventate quelle SAI, e adesso invece appunto con un'organizzazione, un riconoscimento istituzionale. Sicuramente lo sforzo di queste strutture, che è comunque importante, rischia di essere indebolito se dalla parte istituzionale o comunque dalla parte delle scelte politiche si va in una direzione diversa, perché se loro garantiscono tutta una serie di servizi che permettono comunque l'inclusione e l'integrazione di migranti irregolari o richiedenti asilo che arrivano sul nostro territorio, sicuramente andare nella direzione di limitare questi servizi e quindi anche ridurre i fondi per queste strutture che garantiscono servizi importanti di integrazione. Non dimentichiamo l'assistenza psicologica, queste persone comunque arrivano da traumi importanti, il viaggio nel deserto, le prigionie in Libia, quindi comunque hanno sicuramente bisogno di un supporto psicologico, di un supporto comunque linguistico, di imparare la lingua, perché non dimentichiamo che la lingua è la prima barriera, quindi diciamo quando si arriva avere un aiuto da questo punto di vista è importante, e anche l'orientamento legale è altrettanto importante. Quindi diciamo fare in modo che queste strutture che finora si sono occupate di integrazione e inclusione diventino invece quasi dei centri di per trattenere, ecco, mettiamola così, non li chiamiamo di detenzione, ma comunque per trattenere i richiedenti in attesa sostanzialmente dell'espulsione, e quindi privarli di tutti questi servizi può essere sicuramente un problema sia per i migranti che arrivano che anche per le comunità locali.